Con Giuseppe Guin questa sera a Cannes si parla ancora del lago di Como, un lago come dire segreto, ma cosa c'è di così segreto, di così accattivante che tutti sono tirati da questo bacino? Questa sera a Cannes è l'ultima volta che parlo di lago, fortunatamente per me e fortunatamente anche per quelli che mi stanno ad ascoltare, è l'ultima volta che racconto di questo lago. Perché questo lago mi ha affascinato per questi ultimi 10 anni che mi hanno fatto produrre 6 romanzi e anche questo film che vedremo stasera, Un lago segreto. Il prossimo romanzo non parla più di lago, è ambientato da tutt'altra parte, si intitola Il segreto dell'abbazia, è ambientato in Toscana, in un monastero benedettino, ed è ambientato in Val d'Intelvi durante il carnevale di Schignano, però è presto per raccontarlo perché il romanzo non è ancora uscito. Questo lago di cui parliamo stasera e di cui vedremo le immagini di Paolo Lipari è il lago che mi ha affascinato in questi anni, il lago segreto, non è il lago famoso delle grandi ville, dei grandi parchi, delle grandi star, dei grandi alberghi, ma è un lago nascosto, è un lago che per scoprirlo e per amarlo bisogna andarlo a cercare, bisogna farsi guidare dalla gente del posto. Un po' come il tuo rifugio. Quel tipo di lago, quel lago segreto che vediamo stasera, l'ho scoperto perché io ho scoperto quel rifugio, vivendo in quel posto, conoscendo la gente che lì passava, pescatori, bracconieri, cacciatori, sono stati loro a accompagnarmi a incontrare, a scoprire il lago segreto, ed è il lago che più mi ha affascinato al punto tale che ne sono nati 6 romanzi ed è nato questo film. Con Paolo Lipari, regista comasco, parliamo un attimo di un lago, ancora, direbbe Guina, ancora il lago, ma un lago, come dire, penso inconsueto, non turistico, vero? E poi dimmi, com'è nato questo filmato? Il filmato è nato innanzitutto dall'amicizia che mi lega a Giuseppe da decenni, direi, e anche attenzione reciproca, insomma, ai nostri lavori, alle nostre attività, e mi ha sempre così molto attratto questo suo mondo fatto di cose a tutti familiari, perché il lago lo conosciamo tutti, i boschi che si protendono verso l'acqua del lago li abbiamo visti tutti, però il tutto, ecco, attraverso il vissuto di Guini, attraverso la sua sensibilità, assume una luce completamente nuova, per cui quell'ancora che lui dice rispetto al lago scritto nei suoi romanzi corrisponde anche per me ad un ancora, perché di video su laghi e sui paesi, su Como, ne ho fatti parecchi, però devo dire che questo lago segreto è stato anche per me una scoperta, un'occasione per accendere così la mia curiosità, la mia attenzione su una realtà che effettivamente non si conosce mai abbastanza.